Benvenuti alla rubrica Libri in Pista. Quest'oggi il nostro ospite è Luca Dal Monte, autore del libro La congiura degli innocenti. Allora, cominciamo dall'inizio. Intanto, benvenuto. Il titolo è evocativo di un famoso film di Hitchcock. Da dove nasce? Da un bellissimo film di Hitchcock che ha poco a che vedere con la trama del libro, se non per il fatto che i personaggi che si muovono all'interno della vicenda tramano tutti in qualche maniera contro l'Alfa Romeo, anche se ne sono parte, ma di fatto sono innocenti, perché quello che stanno facendo è in realtà per il bene dell'Alfa. Mi spiego, Carlo Chiti e i suoi che sostanzialmente cercano di riportare un Alfa Romeo politicizzata all'inverosimile e tutto sommato con varie correnti contrarie all'impegno sportivo, a correre in Formula 1. Prima dando i motori alla Brabham di Ecclestone e poi arrivando con una vettura interamente costruita dall'Autodelta Settimo Milanese. La cosa divertente a posteriori è che chiaramente una parte della dirigenza Alfa Romeo è contraria a questo impegno sportivo. Per cui Chiti e i due presidenti che si succedono in quest'arco di tempo, cioè Cortesi e Massacesi, e il presidente dell'Autodelta, che è Vincenzo Moro, di fatto tramano contro la loro stessa azienda per tornare in Formula 1, intuendo ovviamente il valore a livello pubblicitario. Per fare questo libro hai ovviamente intervistato un sacco di gente come tuo solito quando scrivi questi libroni. Ecco, sicuramente Bernie Ecclestone è stato uno dei più particolari. Com'è il racconto di Ecclestone della sua epoca legata all'Alfa Romeo? La testimonianza di Ecclestone chiaramente è stata basilare per cercare di ricostruire soprattutto sponde inglese, no? Perché sponde italiana tra piloti, tecnici, meccanici, qualcuno era riuscito a trovarlo, ma dal punto di vista inglese, da una parte chiaramente Gordon Murray, dall'altra Bernie Ecclestone sono stati importantissimi per ricostruire. La cosa divertente del tutto è che nonostante i contrasti che ci sono stati durante l'arco di tutti i 5 anni della partnership tra Alfa Romeo, Autodelta e Brabham, Bernie a precisa domanda ha detto: tornando indietro nel tempo lo rifarei. Dice, ero convinto che quella fosse una mossa giusta per me e senz'altro lo era anche per l'Alfa Romeo. La cosa secondo me straordinaria è stata proprio cercare di ricomporre quanto è accaduto sulle due sponde dell'alleanza. E quindi ci sono tante aree grigie nelle quali per un certo punto i personaggi, ripeto, i congiurati di questo libro, trovavano rifugio. Chi è il lettore tipo del tuo libro, secondo te? Il lettore tipo di questo libro, secondo me, può essere un personaggio che chiaramente ama la Formula 1 e vuole leggere una storia che di solito non viene raccontata. L'accento, l'enfasi viene sempre data sostanzialmente nella seconda metà degli anni 70 a quello che ha fatto o non ha fatto la Ferrari, no? I titoli mondiali di Lauda nel 75 e nel 77, quello di Scherchi nel 79. Il duello meraviglioso con James Hunt nel 76, però c'è tutta una serie di altre storie. Banalmente, pensiamo alla tira e la sei ruote, no? Quando la gente cercava ancora, poteva inventarsi cose che non erano regolamentate da un regolamento che oggi prevede tutto e il contrario di tutto. Da un punto di vista sportivo e da un punto di vista, diciamo, politico, e soprattutto per il lettore italiano e per quello inglese, c'era la storia di questa strana, se vogliamo, fornitura di motori da parte di un costruttore italiano come l'Alfa Romeo, una squadra inglese che non era una squadra comune, ma una squadra come le altre, era una squadra importante, era la squadra di colui che stava apprestandosi a diventare il padre padrone della Formula 1, Bernie Ecclestone. Dall'altro punto di vista c'è tutta la storia completamente italiana, quindi Alfa Romeo, di questo ritorno in grande stile in Formula 1, da costruttore, quindi cioè, da fornitore di motore prima e da costruttore poi. Io all'epoca ricordo di averla vissuta leggendo su Autosprint, sulla Gazzetta. Io quando parlo con Alfonso dico sempre che metà delle ricerche che faccio le faccio leggendo gli articoli di suo papà Pietro Rizzo, che all'epoca era grandissimo inviato della Gazzetta, che peraltro curava tutto, Formula 1, Rally, Mondiale Prototipi e tutto il resto. Quello che ho cercato di fare questa volta è stato di andare a raccontare una storia che innanzitutto io stesso avrei voluto leggere, perché non era mai stata raccontata prima, né in Italia né in Inghilterra. Senti, ormai sei arrivato al tuo terzo libro, senza contare le collaborazioni anche con Umberto, però ho l'impressione che Ferrari Rex sia un po' il figlio prediletto, sbaglio? Ferrari Rex è il libro che per forza di cose è quello che probabilmente resterà anche tra i miei ricordi più cari, è il libro che ho voluto scrivere, un libro al quale ho dedicato i ritagli di tempo in 8 anni della mia vita. Era il libro che volevo scrivere su Enzo Ferrari per cercare di andare oltre la dimensione, diciamo, sportiva o
della figura retorica, andare oltre al mito, andare a cercare di scrivere, andare a descrivere l'uomo al di là del personaggio pubblico. Però non ti nego che ogni volta che ti butti in un'avventura, come può essere La Congiura degli Innocenti, poi alla fine ti fai prendere. Dell'Alfa Romeo di fatto non avevo mai scritto prima, no? Di Ferrari sì, però quando poi vai a vedere negli archivi, vai a parlare con le persone, vai a ricostruire queste storie, ti fai prendere. Beh, non dimentichiamo che Ferrari Rex è stata definita dal New York Times la biografia definitiva di Enzo Ferrari, quindi insomma una bella medaglia. Ma girando per presentare questa Congiura degli Innocenti, ti sarei reso conto, Luca, di quanto affetto ci sia ancora per l'Alfa Romeo in Italia? Assolutamente sì, assolutamente. La cosa incredibile è come l'Alfa, rispetto, nonostante i tantissimi alti e bassi, nonostante una storia aziendale chiaramente che è stata sul punto di esplodere più volte, è un qualche cosa di particolare. Così come Ferrari, in maniera diversa naturalmente, perché comunque Ferrari è sempre il sogno a volte irraggiungibile, quindi meraviglioso in quanto tale. L'Alfa Romeo chiaramente è più tangibile, però gli appassionati ci sono, ce ne sono tantissimi. Capisci perché i tedeschi vorrebbero comprare l'Alfa Romeo? Perché l'Alfa Romeo ha un valore intrinseco che è incredibile. Ed è una cosa straordinaria. Sentendoti parlare, sento un po' il rumore dello stridere delle gomme, il profumo della pelle, l'odore della benzina, no? Perché è un qualcosa di vintage. Riuscirai a scrivere un libro con tempi più moderni, parlando di Tesla, della Formula E, di quello che viviamo oggi, ieri e che vivremo domani? No, penso assolutamente no. Penso che nel momento in cui la Formula E dovesse diventare la Formula 1, penso che tornerei a vedere la Cremonese ogni due domeniche allo stadio. Secondo me c'è un qualche cosa di magico negli anni 60 e negli anni 70. Era un periodo incredibile, era un periodo molto sofferto, ovviamente. Ricordiamoci che l'automobilismo sportivo, che rimane oggi una disciplina pericolosa, all'epoca mieteva vittime ogni domenica o quasi. Allora è chiaro che forse ne puoi molto meglio oggi, però poi quando vai a ricostruire questo tipo di atmosfere, quando vai a ricostruire questo tipo di storie, cioè tu parli con Bruno Giacomelli che ha corso rischiando la vita, ti dice: ma era meglio allora, perché rischiavamo la vita. Andare a cercare di interpretare queste cose, a me la tecnica interessa fino a un certo punto. Quello che io cerco di raccontare è il lato umano, e il lato umano chiaramente ne trovi molto di più quando i piloti si siedono con Pietro Rizzo e gli raccontano quello che ne hanno voglia, senza la detta stampa, con il cellulare di fianco o il registratorino, per registrare ed essere sicuri di quello che dice, e non chiamando Pietro Rizzo dicendogli: guarda che Lauda ha detto questo ma voleva dire quello. Cioè, dal punto di vista dello storico c'è una bella differenza tra la Formula 1, le corse di allora e quelle di oggi. Per chiudere, una frase di Alfredo Altavilla, il numero 2 del gruppo FCA, l'ex braccio destro di Sergio Marchionne, che in un'intervista della scorsa settimana ha detto che tra la Formula 1 e la Formula E c'è la stessa differenza che c'è tra Naomi Campbell e una bambola gonfiabile. Vedete un po' voi. Va bene, direi che possiamo chiudere qua. Ricordiamo che La Congiura degli Innocenti è in vendita ovviamente su tutti gli store online, alla Feltrinelli, ha un prezzo di 30 euro, sono 464 pagine se non erro, e non vediamo l'ora a questo punto di vedere la trasposizione cinematografica di Ferrari Rex. Ci stiamo lavorando, non posso dire nulla perché verranno poi fatti annunci da chi di dovere e quando sarà il momento, però c'è grande fermento. Grazie Luca. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie davvero. Ciao, grazie. Ciao.